De Filippo, per Stato Quotidiano, intervista Ernesto Paternostro, presidente del SIB, il sindacato italiani balneari locale, nonché gestore di un lido storico locale che è il Lido Tricalico. Come potrebbe andare questa stagione 2010 nel Golfo di Manfredonia? Come riferimento ai prezzi potrebbero anche lievitare, ma non di molto. Logicamente ogni anno sia la concessione demaniale che aumenta con l'Istat. I costi di gestione, i costi dei dipendenti che oggi come oggi vanno sistemati e vanno regolarizzati a norma di legge, cercheremo di stare nella normalità delle tariffe. L'utenza insomma, non si troverà dinanzi a delle cifre, no, capogie, insomma, Manfredonia si potrà continuare a venire a mare a Manfredonia con calma prezzi calmierati. Il godere del mare che è bellissimo. Cosa potrebbe succedere adesso con la nuova giunta? Ci sarà l'inaugurazione di nuove opere, cioè il porto turistico, c'è una fase nuova questa che si ma sta... Ma io lo spero, ancora con la nuova giunta non è che abbiamo avuto un incontro perché ancora si deve insediare, ancora deve fare il primo consiglio comunale perché si devono ancora definire un po' tutte le politiche, un po' tutte le situazioni che stanno attorno. È logico che come si insedierà andremo a trovare il sindaco e penso dopo la stagione estiva, perché ormai noi stiamo già operando da una settimana ed oltre. Logicamente finita la stagione estiva andremo a sederci a un tavolo con il sindaco per ragionare quali potrebbero essere le soluzioni sia per il turismo di Manfredonia sia per tutte le zone che vogliono essere un po' bonificate. Certo, il passaggio dalla vecchia nuova giunta ci riporta anche al problema della pulizia delle spiagge. Lei fa parte di un consorzio locale che si occupava del vicepresidente del consorzio Porta del Gargano che abbiamo istituito 2 anni fa e già l'anno scorso abbiamo fatto con la vecchia giunta con Paolo Campo, abbiamo fatto tra di noi abbiamo fatto una convenzione che noi abbiamo usufruito di alcune persone che abbiamo, con il budget che il comune ci ha dato, abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo sistemato, abbiamo pulito tutta la spiaggia, sia le spiagge libere, ma solo le spiagge libere perché le spiagge private, logicamente i gestori e i proprietari si puliscono da loro. Abbiamo fatto un bel lavoro ringraziando la vecchia amministrazione che ci ha dato fiducia. Come ultima osservazione, c'è stato anche questo lavoro che tutti i gestori fanno in maniera ciclica di portare la sabbia dalla battigia al rinnovo. Vogliamo spiegare così, allora, l'utenza lo conosce? Il problema lo chiariamo una volta per sempre perché sembra che su questa cosa si vendono tante e tante di quelle sciocchezze. Allora, prima di tutto ogni gestore di stabilimento balneare che cosa fa? Fa una domanda all'organo competente dove si chiede chiamiamolo rifascimento della sabbia, ma in realtà che cos'è? Prendiamo la sabbia dalla battigia antistante, la nostra concessione demaniale, con un mezzo non cingolato bensì gommato, così dice la legge, e prendiamo la sabbia dalla battigia e la portiamo su. Siccome l'inverno ci sono delle grosse mareggiate, la sabbia che noi riportiamo l'estate se la riporta l'inverno. Però è sempre dell'area vostra. Ognuno la prende prospiciente alla propria concessione demaniale. Quest'anno all'ultima finanziaria da dicembre 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 le concessioni balneari agli gestori locali. C'è la direttiva europea Bolkestein che parlava di mettere al bando di gare, insomma, le varie aree, però i vostri rappresentanti comunque parlano di una richiesta di estendere a livello ventennale queste concessioni. Volevo farci una il problema di non si possono mettere ogni 6 anni fare una concessione sessennale che poi alla fine il gestore non può investire dei soldi e sapere che dopo 6 anni tutto quell'investimento che non è un piccolo, è un po' di investimento perché ogni postazione costa una cifra non indifferente, non può avere questa paura, cioè che dopo 6 anni viene messo in bando, chi ha più soldi a quel punto può prendersi la concessione. Parlare di 20 anni, è logico che 20 anni dai una sicurezza al gestore di poter investire, di poter ammortizzare tutti quei soldini che va a tirare fuori.
E invece sulle accuse per il quale insomma il SIB è locale, ma comunque viene colpito i gestori dei balneari, c'è quella dei canoni troppo bassi. Bongo ha risposto il presidente nazionale, Ruggero Bongo, il 90%, c'è avuto un aumento del 90% per il 50% degli stabilimenti, nonostante comunque ricordiamo che ogni regione segue una sua direttiva. Ogni regione segue una sua direttiva, ogni regione ha i propri come li vogliamo chiamare, dei tarifari che applica la concessione da maniare. Ci sono zone A, zone B, zone C, le concessioni vengono anche catalogate, ubicate secondo zona, secondo il criterio del turismo. È logico che l'incremento che c'ha il Leccese, come ce l'ha tutta la riviera romagnola, non ce l'abbiamo noi dalla parte di Manfredonia, perché noi abbiamo prettamente un cliente, il bagnante locale. È logico che le nostre concessioni rispetto alle altre possono essere più basse. È stato recentemente approvato dalla bicamerale il federalismo fiscale, cosiddetto federalismo demaniale, e anche approvato dal Consiglio dei Ministri. Cosa potrebbe cambiare? Logicamente, siccome il costo per il governo è esagerato, vuole demandare le concessioni, cioè vuole comandare il demanio, lo vuole dare sia alla regione, locali, sia ai comuni che alle province, e farle loro sarebbe una cosa giusta, anche perché così si potrebbero più che altro valorizzare, si potrebbe discutere meglio. È logico, una cosa è andare a parlare con la regione, una cosa è andare a parlare con il comune, con la provincia, una cosa è andare a parlare con lo Stato. È una cosa, quindi la gestione interna non potrebbe favorire. Certo, ci sarebbe un pourparlè con persone più vicine a te. Come mai non è stato ancora adottato il piano regionale? In una riunione che avemmo tempo addietro si rimandò come in tutte le situazioni che si stavano ancora evolvendo. La regione stava per essere, doveva andare alla rielezione, perciò tutto si era congelato. E ne parlammo con l'ex assessore sia al turismo che al demanio, che era Minervini. Cioè, logicamente questa è una storia che andremo a riprendere anche con il nuovo assessore. Piano comunale delle cose è stato già approvato, hanno delimitato a luglio tutte le 2009, concessioni, sì. Hanno già fatto un bel fatto con la vecchia giunta campo. Adesso aspettiamo l'ingresso del nuovo sindaco Angelo Riccardi, l'ingresso del nuovo assessore Nicastro, per poter trovare un punto d'incontro e per poter ragionare. Crede che a breve si potrebbe adottarlo? Credo che ci siano, io credo che sia da una parte che dall'altra ci siano, perché sia il nostro nuovo sindaco prospettava nella sua campagna elettorale che il turismo dovrebbe essere il punto forte della nostra economia. Credo che un po' in noi abbiamo. Ogni anno cerchiamo di dare il massimo su tutte le prospettive, su tutto quello che stiamo cercando di migliorare ogni anno investiamo, ogni anno creiamo nuove soluzioni, ogni anno diamo sempre di più ai nostri clienti, perché il cliente logicamente non è più quello di una volta, è un cliente esigente. Per quanto riguarda l'occupazione, spesso si parla durante la stagione estiva, comunque l'occupazione non si rispettano determinati canoni, nell'occupazione di forze, allora, di forze oggi lavoro, come oggi, di ragazzi. Chi è questo fesso di gestore di stabilimento balneare che non si adegua e non si mette a norma? Che logicamente i ragazzi oggi non sono più gente di una volta che era ignorante, oggi i ragazzi sono tutti quasi ragazzi diplomati. Cioè bisogna ingaggiarli, rispettarli, tenerli, cioè avere con loro dei contratti veri e propri. Va bene, allora dalla relazione di Stato un augurio di una buona estate e buon lavoro al Presidente. Speriamo che sia una buona estate, speriamo che cominciamo bene, perché l'anno scorso giugno non è che sia stato dei milioni, è stata un'estate abbastanza più, speriamo che quest'anno si diventa meglio. Grazie a voi, buona estate, grazie, salve.